puntata numero 28 di Fuori Campo, stagione 2009-2010, l'avete appena sentito dal nostro jingle. Bentrovati, siamo in diretta, siamo tornati al Pino Bar di Fano, locale in Corso Matteotti che tutti conoscono. Dicevamo, questa è la 28esima puntata che oggi si tinge decisamente di granata. Siamo in diretta su Radio Smeralda, 89.2 la nostra frequenza, radiosmeralda.it il sito per seguirci in streaming. Domani, quindi martedì 30 marzo dalle 19.30 su Tele 2000, dalla giornata di mercoledì saremo anche sul web mediavisionmarche.net per questa nostra tripla produzione. Continuiamo ovviamente ad occuparci di tutto quello che è il calcio della provincia di Pesaro Urbino. La stagione in tutti i campionati è entrata e sta entrando nel vivo, e oggi, dicevamo, la puntata è particolarmente tinta di granata. Perché? Perché c'è stata Fano Gubbio, perché il Fano ha conquistato un'altra vittoria, ma soprattutto perché gli ospiti qua con me sono veramente tutti dei cuori granata. Vediamo perché. Alla mia sinistra Giuseppe Pompiglio, direttore generale dell'Alma Juventus Fano. Ciao Giuseppe, grazie di essere tornato con noi. Alla mia destra un piacere per noi avere qua sicuramente uno dei giocatori più rappresentativi della squadra allenata da mister Cornacchini, Giorgio Marinucci Palermo, centrocampista granata. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti. E poi un vecchio cuore granata, possiamo dirlo, per quella che è stata la sua militanza, ma sicuramente un tifoso del Fano, Fanese Doc, che adesso milita in eccellenza, quindi avremo modo di parlare anche di eccellenza con lui, Alberto Rondi, l'attaccante dello Gimara. Ciao Alberto. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie ovviamente ai nostri tre ospiti di essere qua, avremo anche dei collegamenti telefonici, contributi video, quindi una puntata da veramente non perdere. Cominciamo da quelle che sono le considerazioni sugli impegni dei nostri ospiti in questo weekend, perché Alberto ha giocato sabato nel suo anticipo. Cominciamo dalla seconda divisione girone B. Giorgio, è arrivata una vittoria per 1-0 contro il Gubbio, un match che tu magari non sentivi particolarmente come si sente qua a Fano, come magari sentiva chi lo ha già disputato. Comunque sia, la classifica parlava chiaro, era una partita quantomeno da non perdere, è arrivata addirittura una vittoria in una gara intelligente di applicazione. Abbiamo vinto una partita importantissima perché comunque era uno scontro al vertice, poi il derby sentito qui in tutto l'ambiente, c'era un'ottima cornice di pubblico, noi ci tenevamo a fare bella figura davanti ai nostri tifosi e penso che nonostante sia stata una partita molto sofferta siamo riusciti ad ottenere i tre punti che sono fondamentali per finire bene questo campionato. Giuseppe, il Fano quest'anno ha mostrato tanti lati, ha mostrato il lato della difficoltà all'inizio, ha mostrato il lato della sofferenza e poi della squadra che sa colpire, ha mostrato il lato della squadra anche delusa in certe occasioni, veniamo dalla sconfitta di Prato che ormai tutti conosciamo, e ha mostrato anche il lato della grande applicazione nella partita di ieri contro il Gubbio. Mister Cornacchini è stato chiaro, abbiamo saputo prendere il Gubbio, abbiamo fatti sfogare, possesso palla loro, però in realtà Lombardi anche questa volta di fatto la maglia non se l'è sporcata più di tanto. Sì, assolutamente, il Fano ha mostrato secondo me la caratteristica della squadra matura, di una squadra che aveva necessità all'inizio di conoscere questo campionato, di capire quali erano le difficoltà di questo campionato e dopo, anche soffrendo inizialmente, venendo fuori con quelle che erano proprio le caratteristiche dell'intensità, dell'impegno, della serietà del gruppo e della grossa applicazione. Dopo io dico, bisognerebbe vivere nello spogliatoio con questi ragazzi per capire sia l'unione che c'è tra di loro e sia anche come mister Cornacchini prepara la squadra, perché ieri sera telefonicamente sentendoci, ricommentando la partita dopo la conclusione della gara con la nostra vittoria, diceva al mister me l'avevi già fatta vedere sabato mattina quando dopo la rifinitura parlavamo di questa gara e quello che ho visto in campo è stato quello che mi dicevi. E quindi l'epilogo è stato quello alla luce di come la squadra va lavorata in settimana preparando questa gara, quindi io non posso che fare i complimenti ai ragazzi, a Cornacchini, che stanno facendo questo lavoro eccellente. E tra pochissimo torneremo a parlare di Fano Gubbio, perché avremo un'ampia sintesi, avremo le interviste raccolte nell'immediato dopo partita, avremo ovviamente anche i commenti dei nostri ospiti qua presenti. Di ben altro umore, seppur felice per l'Alma Juventus Fano, è Alberto Rondin, arrivato a metà stagione a sposare la causa dell'Osimana, una società che squadra alla mano sia per come si era presentata ad agosto-settembre sia per come adesso di certo non si poteva pensare potesse occupare una situazione del genere di classifica. Tra un istante leggerò quelli che sono i risultati e la nuova classifica. Venite comunque da una vittoria che era l'obiettivo minimo nello scontro diretto tra le due Cenerentole in casa della Vis Macerata, 3-1,
una partita brutta, forse neanche degna della categoria, me lo dicevi prima fuori onda, possiamo confermarlo? Sì, sì, è stata una partita brutta che salverei solo il risultato a nostro favore, 3-1 ci dà morale per poter proseguire questo scorcio di campionato. Mancano 4 partite, ancora la matematica non ci penalizza, non ci condanna, ce la metteremo tutta. Veniamo da un weekend, tra l'altro, dove in Serie D il Montecchio ha strappato punti alla Tessa tra le primissime in classifica, in prima categoria, lo vedremo dopo, addirittura il Monte Carlo ha perso in casa col Belforte. Avevate il rischio, oppure il blocco psicologico, di non riuscire a vincere neanche questa partita, che sarebbe stata retrocessione a quel punto? Sarebbe stata retrocessione matematica. Abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo, ci siamo riusciti. Tra l'altro, come dicevi tu prima, nessuno si aspettava un Osimana in queste zone della classifica, però così è, ne prendiamo atto e ripeto, fino alla fine noi dobbiamo cercare di mettercela tutta per risollevare questa situazione. Non sarà facile, però ancora possiamo dirla nostra. Assolutamente, ancora la matematica non condanna l'Osimana, così come non condanna nessun altro al di là della Vis Macerata. Allora guardiamo quelli che sono stati i risultati del campionato di Eccellenza. Si giocava il 34esimo turno, ricordiamo che le giornate sono 38 in quanto l'Eccellenza marchigiana è composta da 20 squadre. Questi risultati: a Chiaravalle, Cingolana Biagionazzaro 1-0, Fermana San Benedettese rinviata, a Grottammare Fortitudo Grottammare 2-0, Jesina Urbino 2-1, con tante polemiche la Jesina ha vinto con 2 gol dubbi, tra l'altro un rigore nel finale, Montegranaro Piano San Lazzaro 1-1, Tolentino Montegiorgio 0-0, Urbania Real Metauro, lo vedremo tra pochissimo il filmato, 1-0, Vigor Senigallia Castelfrettese è stata rinviata al 7 aprile, visto che si sta giocando il trofeo delle regioni, quindi c'erano dei giovani impegnati in Piemonte. A Macerata, l'abbiamo appena commentato, giocata sabato, Osimana batte Vis Macerata 3-1 e giocata mercoledì in questo turno spezzettato, Vis Pesaro Fulgor Maceratese 0-0, un'altra partita senza vittorie per la Vis Pesaro. La classifica, di fatto la San Benedettese, pur senza giocare, paradossalmente si avvicina ulteriormente alla vittoria del campionato, che era comunque già in tasca da diverse settimane. San Benedettese 71 punti, Piano San Lazzaro 60, Urbania 59, Real Metauro 57, Jesina 55 ed è la quinta in classifica. Tolentino 52, Fermana 51 ma con 2 partite in meno, Montegranaro 46, Fortitudo 45, Vis Pesaro 43 punti, Cingolana 41, da qua di fatto comincia la zona rischio che è veramente fittissima, Grottammare 40, Biagionazzaro e Maceratese 39, Montegiorgio 38, Urbino 36, Castelfrettese 35, Osimana e Vigor Senigallia 34, ma l'Osimana ha una partita in più rispetto alla Vigor Senigallia, Vis Macerata che chiude 22 punti, già retrocessa. Il dramma qual è in Eccellenza? Che visto che il prossimo anno l'Eccellenza vuole essere riportata a 18 squadre, visto che in Serie D anche quest'anno la situazione delle marchigiane è drammatica, i play-out potrebbero non servire o quasi sicuramente non serviranno. Ecco perché Alberto Rondina ci parlava di una situazione non compromessa ma sicuramente molto molto difficile. Dicevamo che una delle partite principali era Urbania Real Metauro, derby della provincia di Pesaro Urbino e scontro play-off. Alberto, possiamo dire che se l'Osimana è stata la delusione di questo campionato d'Eccellenza, Urbania e Real Metauro sono state le due sorprese. Sì, sono state le due sorprese, per quanto mi riguarda io mi ha sorpreso di più l'Urbania sinceramente, perché Real Metauro conosco alcuni ragazzi, conosco l'allenatore, esprimono un buon calcio e non mi sorprende poi più di tanto vederla lassù in cima, mentre invece l'Urbania è stata davvero una sorpresa, ma gli faccio i complimenti. A proposito di sorprese, Giorgio, poi vedremo tra pochissimi istanti il servizio su Urbania Real Metauro, che cosa ti ha sorpreso di più in questo girone B di seconda divisione? Tu sei comunque un giocatore di categoria, sei un giocatore navigato, vieni dal girone C di seconda divisione, la cosa che ti ha sorpreso di più, un positivo o un negativo? In positivo sicuramente ho trovato un girone molto, molto equilibrato, perché ogni giornata non ci sono risultati scontati, magari la classifica anche quando ci sono partite, vedi Lucchese Provasto, magari non c'è nulla di scontato, quindi c'è un forte equilibrio. Io penso che questo girone, cioè, ogni partita si gioca sul filo dell'equilibrio, quindi sono gli episodi a determinare i risultati. Il negativo non lo so, forse la Nocerina mi ha deluso un po', perché praticamente volevano fare questo girone magari con tutti i giocatori del sud e hanno un ottimo organico, però secondo me non hanno rispecchiato le idee iniziali. Quindi
La Nocerina è sicuramente una delle note negative anche per l'ambiente, per il blasone, per la storia che ha reduce tra l'altro dal ripescaggio, così come il Fano dopo aver vinto i playoff in Serie D. Torniamo a parlare d'eccellenza, Urbania-Rea Metauro era sicuramente una delle partite più attese, la più attesa per quel che riguarda il calcio della nostra provincia e di conseguenza la nostra trasmissione. Possono partire le immagini. Ed eccoci con Fabio Ercolani, il presidente di questa Urbania, davvero un risultato prestigioso che si aggiunge ad una stagione infinita da ricordare, da mettere negli annali. Certamente questo è stato un risultato veramente importante per noi, perché non dico che dia la certezza di poter disputare i playoff, però è un passo molto importante in quest'ottica. Per quanto riguarda la partita, devo dire che l'Urbania l'ha interpretata nel modo migliore, impegnandosi al massimo, pur con tutte le defezioni che ci sono state. È una partita che poteva anche finire con un risultato diverso, perché bisogna rendere onore al Real Metauro per aver giocato a viso aperto ed aver creato anche lui tante occasioni. Quello che mi preme anche far notare è che l'Urbania in tutto questo campionato è stato sempre primo, secondo, terzo, quindi anche questa è una dimostrazione della continuità e dell'importanza del campionato fin qui disputato, anche se bisogna considerare che i ragazzi sono stanchissimi, perché oggi 34esima partita abbiamo almeno 7 giocatori che ne hanno disputate 31. Simone Pazzaglia, l'Urbania ne ha vinte tante di partite in questa stagione, ma credo che questa, ecco, sia particolarmente un risultato che dà, ecco, morale e spirito a questa squadra, ottenuta in condizioni davvero difficili. Urbania che va in gol subito dopo essere rimasta in 10, ecco, questo anche, diciamo, una fase della partita. Sì, hai detto benissimo, era una partita che oggi eravamo in grande emergenza, mai eravamo stati in questo campionato in emergenza come oggi. Però devo dire che, insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e siamo rimasti in 10, abbiamo giocato mezz'ora in 10, siamo riusciti a vincere in 10 contro 11 e quindi credo che abbiamo finito la partita addirittura con 3-4 fuoriquote in campo, uno in meno, quindi credo che di più veramente non si potesse fare, e contro una squadra che comunque sia è una squadra importante perché era davanti a noi. Però ripeto, grande vittoria, grande partita e direi, insomma, anche un grandissimo campionato. Alessandro Boinega, ancora un'altra prestazione davvero alla grandissima, con Urbania che non finiamo mai di scoprire, potremmo dire. No, abbiamo fatto un'ottima partita, anche se all'inizio siamo partiti un pochino contratti, il secondo tempo ci siamo sciolti e dopo l'espulsione, mi dispiace per il ragazzino che era una delle prime partite che faceva, abbiamo trovato il gol, abbiamo fatto un'ottima prova, siamo stati molto ordinati, abbiamo avuto la meglio di una squadra ottima, diciamo, che ci ha dato del filo da torcere fino alla fine. Ed eccoci con Ivan Rondini, il direttore generale del Real Metauro. Oggi abbiamo assistito ad un primo tempo quasi di studio, poi un Real Metauro che in avvio di ripresa prova a vincere, si trova in superiorità numerica e il Real Metauro sparisce. È così un po' la storia di questa partita. Sì, adesso hai riassunto tutta la partita, possiamo dire che è stato un primo tempo di studio dove le due squadre avevano tutte e due molte defezioni, quindi sono partite abbastanza coperte e hanno giocato una partita un po' attendistica, tant'è vero che il primo tempo ci sono state due occasioni su calci piazzati, una parte di Bracioni, una parte di Marani. A inizio ripresa c'è stata questa grossa occasione di Marani, che di solito è un giocatore che non sbaglia da altre posizioni, pensiamo da 2 metri dalla porta, è stata un'occasione veramente clamorosa. Da lì in poi la partita si è svegliata dopo l'espulsione, ci sono state quel minuto, l'espulsione, la squadra nostra che ancora non ha letto bene la situazione, non si è andata a sestare, abbiamo preso questo gol e poi chi segna ha ragione, non è che noi siamo spariti dal campo, è stata una partita poi vissuta sugli episodi, capito? Per 5 minuti l'Urbania l'ha fatta un pochino da padrone, poi siamo tornati a dargli fastidio, però a quel punto lì forse non c'erano le batterie cariche
alla maniera giusta, diciamo. Certo, non modifica niente questa sconfitta, perché il Real Metaura sta facendo un campionato. Non modifica niente, però sono due partite che proprio per avere quel pizzico di presunzione in più e avere un attimo di stanchezza mentale più che fisica, cioè abbiamo regalato domenica 3 minuti dalla fine, oggi a 10 minuti quelli che erano, e abbiamo buttato via sicuramente due risultati. È chiaro che non modifica il lavoro e quanto di buono è stato fatto dal mister, dai ragazzi e dalla società, e quindi di questo siamo contenti, anche oggi siamo dentro ai playoff, quindi se ci avessero detto all'inizio del campionato a 4 giornate dalla fine eravamo dentro ai playoff, dicevamo che eravamo contenti. Omar Manuelli, si arrivava ad una sfida tra due squadre che dobbiamo dirlo, ecco, sono il meglio del calcio in questo momento nella provincia di Pesaro Urbino, alla fine si esce sconfitti, ecco, con quale diciamo stato d'animo accetta questa sconfitta? Ma sereno, perché comunque sia noi stiamo facendo, come hai detto te, qualcosa di straordinario, siamo arrivati a 57 punti, quindi per noi l'obiettivo è ampiamente raggiunto con grande soddisfazione, quindi bisogna essere sempre sereni e valutare quello che comunque era il programma societario. Chiaro che una volta raggiunto quell'obiettivo e gustare, due partite fa eravamo secondi, quindi è chiaro che il poter centrare l'obiettivo dei playoff per noi rimane un miracolo e una cosa... Un finale che forse doveva essere interpretato un pochino diversamente, superiorità numerica che poi non ha giovato niente. No, anche perché non abbiamo avuto modo, nella punizione dell'espulsione abbiamo preso gol, quindi abbiamo fatto fatica anche a riorganizzarci, perché poi loro chiaramente si sono messi tutti dietro, gli spazi non c'erano e giocavano le ripartenze, anche se penso che è evidente a tutti che abbiamo avuto due rigori praticamente in movimento e il calcio è fatto di episodi, magari andava dentro uno di quei due episodi eravamo qui a parlare di un altro risultato. Ecco, nei nostri appunti ricorrenti, non molto ma in modo determinante, il nome di Matteo Spinazzi, questo portiere che davvero, ecco, è stato oggi un prezioso, importantissimo elemento per dire all'Urbania, ecco, abbiamo vinto questa sfida con il Real Metaura. Matteo, davvero l'ultimo è stato prestigioso il tuo intervento, ma anche gli altri sicuramente? No, io ho fatto una buona partita come abbiamo fatto tutti, perché questo campionato purtroppo partite facili non ce ne sono, specie poi il Real Metauro che è un'ottima squadra, viene da un ottimo momento, quindi i miei interventi valgono come tutta la prestazione della squadra che reputo ottima, perché ripeto, vincere contro il Real Metauro non è facile. Sicuramente, di fronte però c'avevi Marani, quello che ti ha messo in difficoltà due volte, uno che di gol ne fa anche da altre posizioni, questa volta l'hai ipnotizzato, cosa è successo? Questa volta diciamo che di solito il portiere prende gol, invece questa volta diciamo ogni tanto che il portiere prende le rivincite su sti attaccanti e oggi è andata bene, dai. Matteo, tu hai vissuto esperienze ad Urbania, poi sei andato anche altrove, sei ritornato qui per coltivare, ecco, un ambiente dove effettivamente il calcio ha qualcosa di importante, ricerca anche atteggiamenti importanti come quello di far giocare i suoi ragazzi. Ecco, come ti trovi in questo contesto? Allora, hai detto bene, io sono andato via, quest'anno forse mi riescono anche tante robe, anche perché questo progetto dell'Urbania sinceramente mi piace molto, e quindi forse uno c'è anche più entusiasmo a cercare di fare bene per far crescere anche i giovani, che l'Urbania ne ha veramente tanti e tanti faranno sicuramente anche categorie superiori, quindi siamo un gruppo fantastico e i grandi come io, come Costa, come Nardini, e stiamo facendo bene anche per questi stimoli che abbiamo di tirar su i giovani d'Urbania e non, perché comunque abbiamo anche due o tre di fuori che comunque si sono integrati benissimo. Ho detto anche a Boinega, non finisce qui, perché questo Urbania lo vedremo nei playoff, secondo te? Secondo me oggi abbiamo messo un buon mattoncino, dico la verità, già il mattoncino l'avevamo messo per la salvezza, poi questo sinceramente forse anche meritato, perché tutta la stagione che siamo tra i primi tre dispiacerebbe sicuramente non fare i playoff a questo punto, quindi se ci riusciamo veramente un miracolo l'Urbania Calcio ha fatto, società e tecnici, allenatori, portieri, ringrazio Falcuni perché comunque... E giocatori soprattutto, diciamo, questi ragazzi. Sì, dai. Sì, tutto l'Urbania Calcio, dai, in generale, dai.
E rieccoci qua, dunque questo era il servizio audio per gli amici che ci ascoltano in radio e video per gli amici che ci stanno seguendo in TV o sul web di Urbania Real Metauro, derby sia della provincia che in zona playoff, 1-0 gol di Tassi, lo abbiamo sentito. Veniamo a parlare del campionato di promozione Girone A. La seconda parte, lo diciamo subito, sarà interamente dedicata all'Alma. Tra l'altro ci possono rivolgere domande ai nostri ospiti qua presenti mandando una mail all'indirizzo info@radioesmeralda.it che verrà subito girata appunto ai nostri ospiti. Abbiamo già qualcosa e più tardi ne parleremo. Dicevamo, promozione Girone a 31esimo turno, questi risultati: Belvederese Vismara 1-0, Brandoni Dorica Filotranese 3-0, a Camerano San Marcello Camerano 1-0, Castelfidardo Cagliese 0-0, Fermignanese Fabriano è stata rinviata al 7 aprile anche in questo caso per il trofeo delle regioni, Offagna Vallesina 1-0, ad Ostravetere Rio Salso Ostravetere 1-0, Passatempesa Atletico Gallo col Bordolo 3-0 e a Marcelli di Numana il 4-0 della Pergolese sul Sirolo Numana. La novità qual è? Che dopo diverse settimane finalmente possiamo dire non cambia la fisionomia della testa della classifica, resta il duo composto da Belvederese e New Relax Rio Salso quota 61 punti, Pergolese 59, Castelfidardo 57, Passatempese 52, un po' più staccata dopo la sconfitta di ieri nello scontro diretto l'Atletico Gallo a quota 49 punti, Fabriano 45, Ostravetere, Brandoni Dorica e Vismara 42, Cagliese e Sirolo Numana 39, San Marcello 33, Camerano 32, Offagna 29, Fermignanese 26, Valesina 23, Filottranese 19 punti, una partita in meno per Fabriano e appunto Fermignanese, due retrocessioni dirette anche in questo caso e quattro squadre che andranno a giocarsi la lotteria dei play-out, anche qui con tutti i punti interrogativi del caso. Sicuramente una delle squadre protagoniste di questo campionato è la Belvederese di mister Maurizio Morsucci, che è in collegamento in diretta con noi, collegamento telefonico. Mister, buonasera. Buonasera a tutti. Allora mister, innanzitutto non so se ho sbagliato di molto, possiamo dire che finalmente, anche se voi magari preferivate il contrario, dopo diverse settimane non cambia la fisionomia della testa della classifica, 1-0 per voi sul Vismara, 1-0 per voi per il Rio Salso sul campo dello Stravetere, se l'aspettava mister? Ma sì, una bella lotta tra due squadre, ma io aggiungerei anche le altre che sono lì a pochissimi punti, è una lotta vincente che per tutta la durata della stagione si è protratta e si protrarrà fino alla fine, anche perché ci sono anche tre partite, ma ognuno insomma ha la qualità e la forza per poter dir la sua. Io ritengo che non è facile prevedere quello che succederà da qui fino alla fine. Gli strumenti per far bene ce l'hanno tutte quante le squadre, compreso il Pergola fino ad arrivare al Castelfidardo. Per cui stiamo un po' a vedere, giochiamo, viviamo un po' la settimana, adesso capita a pennello questa sosta per poter ricaricare un po' le pile, recuperare qualche giocatore che negli ultimi periodi è stato assente e poi prepararci una partita alla volta sapendo che ogni volta è una finale. Quindi questa è un po' la presentazione di questa fase del campionato da parte di mister Morsucci. Mister, veniamo alla partita di ieri. Il Vismara comunque ha giocato la sua partita, dichiarato dal mister volevamo portare via un punto, non ci siamo riusciti, ci dispiace che sia andata così, ha deciso ancora una volta Serafini che si sta togliendo delle belle soddisfazioni quest'anno in fase realizzativa. Quali sono state le vostre difficoltà principali contro un Vismara comunque in salute? Un Vismara in salute, ha giocato una partita molto aperta, molto valida, nelle ripartenze veloci, poi loro hanno diversi giocatori di spessore, per cui sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che nessuno regala niente ed è giusto che sia così. È stata giocata a viso aperto e come ci capita spesso sbloccata da un difensore. Noi quest'anno abbiamo un po' dalla nostra parte la fortuna che tanti giocatori vanno in gol, per cui quando non riusciamo con gli attaccanti ci riusciamo con i difensori. È una squadra la mia che ci crede in questo obiettivo, perché è inutile nasconderlo, per cui con la tranquillità e la calma ogni partita viene affrontata per crederci fino in fondo. Sappiamo che si possono vincere le partite anche fino alla fine, quindi la nostra prerogativa è quella di giocarsela senza timore, senza nervosismo, perché è importante anche quello, avere la consapevolezza che la nostra squadra ha le potenzialità, lo dimostrano i numeri dei gol subiti, dei gol fatti,
per cui ci vuole, ecco, nervi saldi e giocare per tutti i 90 minuti più il recupero. Mister, una domanda che può sembrare maliziosa, però in questa parte della stagione se ne parla spesso in tutti i campionati. Il Wismara è praticamente salvo, stando anche ai risultati che sono arrivati soprattutto nella giornata di sabato. Affronterà il Rio Salso nella prossima giornata. Si tratta di un derby tra squadre pesaresi, una squadra salva e una squadra che si gioca la vittoria. Io suppongo che il suo auspicio sia quello che il Wismara tiri la partita a Rio Salso, come è accaduto ieri con voi. Ah sì, ma io non credo che ci siano dubbi sotto questo aspetto, l'hanno dimostrato giocando con noi, anche perché poi io credo a un'altra cosa, no? Si fa sempre la distinzione tra prime linee e magari giocatori più giovani. Io faccio un esempio della partita di ieri, a un certo punto l'allenatore del Wismara ha tolto, diciamo, Cursi e Strenga, se non vado errato, perché a 10 minuti alla fine, anche con il clima che adesso è anche difficile perché le temperature salgono, poi sono entrati due giovani che alla fine avevano tanta voglia di correre e guarda caso a 5 minuti alla fine si sono trovati anche la palla del pareggio, per cui fare distinzioni, programmi, valutazioni secondo me è fuori luogo. Wismara con noi ha giocato a viso aperto e ha lottato fino in fondo e sono convinto che lo farà anche nella prossima partita. Sì, sì, no, assolutamente, però lei sa meglio di me che purtroppo, per fortuna, adesso di seconda a seconda di chi ne beneficia, sono cose che accadono un po' spesso. Mister, complimenti per quanto fatto finora, grazie per essere stato con noi questa sera, buon proseguimento di campionato. Grazie, grazie a tutti voi, buonasera. Grazie dunque a mister Morsucci, allenatore della Belvederese, co-capolista del Girone A del campionato di promozione. Finisce qua la prima parte di Fuoricampo, torneremo nella seconda parte per tutto quello che c'è da sapere su Fano Gubbio, tutto quello che c'è da sapere su questa splendida finora stagione granata. Restate con noi. Fuori campo stagione 2009-2010. E rieccoci qua in diretta radiofonica dal Pino Bar in corso Matteotti a Fano, 28esima puntata stagionale di Fuori Campo, seconda parte. Voglio ricordare, prima di parlare ampiamente di Alma Juventus Fano e della partita contro il Gubbio, quello che è un appuntamento ormai consueto delle ultime settimane, cioè quello con l'albumacco di piusport.com, tutte le figure in un album già completo con tutte le squadre della provincia di Pesaro Urbino. Adesso non l'ho qua con me per motivi di spazio, comunque sia in edicola a prezzo di 9,90 euro, quindi accorretti in edicola a comprarlo, dall'Alma Juventus Fano fino alle ultime squadre di terza categoria, tutte le foto di tutti i giocatori della provincia di Pesaro Urbino. Velocemente le altre pesaresi: sabato ha giocato, l'abbiamo detto, la Serie D, il Montecchio ha pareggiato 1-1 in casa contro la Tessa Val di Sangro, il Fossombrone ha perso 2-1 nel girone D della Serie D invece in casa del Rosignano, sconfitta abbastanza pesante perché compromette un po' il secondo posto della squadra biancazzurra. Per quel che riguarda invece la prima categoria, nel girone B la Laurentina ha perso con l'Ostra e San Costanzo invece ha vinto per 3-0 in casa del Cerreto. Resta ancora aggrappato a qualche speranza di agguantare un posto al sole nei playoff. Alma Juventus Fano, Gubbio 1-0 per il Fano. Diamo un'occhiata a quelli che sono gli altri risultati di questo turno. Si è giocato la 28esima giornata a Bassano, la Lucchese al 95esimo vince 2-1 contro il Bassano, Carrarese Bellaria 2-1, Celano Nocerina 1-1, Poggi Bonsi che perde in casa 2-0 con la Colligiana, quello che era uno spareggio per evitare l'ultimo posto parziale nel campionato in corso, la Provasto crolla in casa 3-0 sotto i colpi della San Giovannese, Sacilesi tra San Marco 2-1, San Marino Giacomense 3-2 e San Giustese Prato 2-0. La classifica, la Lucchese in un modo o nell'altro riesce a rimettersi in piedi, 56 punti, San Marino 51, Fano 50, Prato e San Giovannese 43, Gubbio che al momento sarebbe abbastanza clamorosamente fuori dai playoff a quota 41 punti, Itala San Marco 39, Bassano 38, San Giustese 36, Nocerina 34, Celano e Giacomense 33, Sacilese 31, Provasto 29, Bellaria e Carrarese 28, Colligiana 27, Poggi Bonsi 26, Colligiana un punto di penalizzazione, una retrocessione diretta, una promozione diretta ovviamente, seconda, terza, quarta e quinta ai playoff, penultima, terzultima, quartultima e quintultima ai playout. Giorgio, quali sono state le vostre maggiori difficoltà ieri? Abbiamo detto il Fano ha fatto una partita intelligente, sotto diversi punti di vista ha anche meritato di vincere, però di fronte c'era una squadra costruita per vincere questo campionato, e Giuseppe lo sa bene, dopo ce lo testimonierà, c'era il capocannoniere del girone con 18 gol segnati, un giocatore anche con un carattere un po' particolare, comunque un personaggio a tutti gli effetti. Quali sono state le difficoltà maggiori, forse soprattutto nel primo tempo? Noi già in settimana avevamo preparato la partita, sapevamo che trovavamo una squadra organizzata, una squadra forte.
Sotto quel punto di vista loro c'hanno tanta qualità, infatti hanno fatto un grosso palleggio. Noi come impostazione di gioco abbiamo preferito giocare un po' più bassi per poter poi ripartire. Infatti se li lasciavamo campo loro c'hanno degli esterni velocissimi e poi davanti ci potevano far male. Quindi giocando di rimessa siamo riusciti a fare la partita. Infatti abbiamo fatto diversi contropiedi dove le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Anche loro, cioè, comunque hanno fatto una partita tutta sul possesso, però tutto sommato siamo riusciti a portare il risultato con molta sofferenza, però gli abbiamo concesso poco. Risultato fondamentale, visto che si è ovviamente battuto il Gubbio nello scontro diretto, visto che il Prato, e io sinceramente non avevo troppi dubbi, ha perso a Monte San Giusto contro una forse la più bella realtà di questo campionato, considerando tanti fattori, resa un po' amara da queste vittorie in pieno recupero di San Marino e Lucchese. È vero? Confermi? È vero, noi la classifica la guardiamo sempre verso il basso perché siamo stati abituati, forse alle prime giornate non la guardavamo verso il basso perché più basso di noi non c'era nessuno, però adesso come adesso noi non dobbiamo fare voli pindarici. Io domenica speravo di portare a casa questi tre punti perché era una partita secondo me che valeva in termini di classifiche il doppio sicuramente, perché era uno scontro diretto, vincendo il Gubbio sarebbe arrivato a meno 3 da noi, invece si trova a meno 9. Primo. Secondo perché per il campanile, perché ieri mi sembrava, sono arrivato a Fana all'1:30 e sentivo già la partita perché si aveva l'impressione di assistere ad una gara nemmeno di C2 ma di C1, di categoria superiore, con un pubblico vero, con una tifoseria ospite che veniva per sostenere la propria squadra, con un Mangini che si andava riempiendo, con i giocatori che li vedevi carichi, determinati. È chiaro che dopo è arrivata la notizia della Lucchese, della vittoria della Lucchese e del San Marino, però io dico, ieri era una partita che poteva rappresentare secondo me, oltre che un ulteriore passo verso i playoff, anche un metro di valutazione della condizione della nostra squadra in una eventuale appunto torneo di playoff. E io credo che una squadra che comunque sta continuando a giocare con grossa intensità, non subisce gol, oggi come oggi dico, per noi già il campionato l'abbiamo vinto. Però fossi in un nostro avversario mi inizierei a preoccupare se devo incontrare l'Alma Juventus Fano. In effetti questo è un po' il quadro, la considerazione comune. Alberto, hai avuto modo di vedere il Fano quest'anno all'opera? Assolutamente. Da fanese è chiaro che ti fa piacere, questo è fuori discussione. Cosa ti ha colpito di più di questa squadra, di questa escalation, di questo cammino? Io sono riuscito a vedere domenica la partita, ero allo stadio, una gran bella partita, una bella cornice di pubblico, bellissimo. Io ero in curva con i ragazzi della curva e avevo i brividi vedendo le due coreografie, molto molto bella. Il Gubbio ha giocato forse meglio del Fano, ma il Fano è stato in campo benissimo, si vede che ha una mentalità da grande squadra, non hanno concesso niente e sono stati cinici a sfruttare l'unica occasione che il Gubbio gli ha lasciato. Veramente sono soddisfatto e faccio i complimenti ai ragazzi, al direttore, speriamo di cavarci da fanese delle belle soddisfazioni quest'anno. È chiaro che più che i 9 punti sulla quinta fanno sensazioni 7 punti sulle quarte o sulle quinte, se vogliamo, comunque Prato San Giovannese appaiate, quindi sicuramente una vittoria che vale doppio, a volte anche triplo se consideriamo anche la sconfitta del Prato in quel di Monte San Giusto. È il momento di vedere, per chi ci guarda in televisione, e di ascoltare per chi ci segue ovviamente in radio in diretta in questo momento, come il Fano ha vinto questa partita. 1-0, gol di Invernizzi segnato ad inizio ripresa. Al primo tempo, lo abbiamo detto, è stato soprattutto di possesso palla, di palleggio da parte del Gubbio. Il Fano ha tenuto, negli spogliatoi c'è stato questo doppio cambio, fuori Pazzi con problemi intestinali e Ambrosini, dentro Baldazzi e Marchetti. Il Fano si è disposto con una sorta di 4-5-1, 4-3-3 in fase di possesso palla. Comunque guarda caso che il Gubbio è stato sorpreso, al primo fondo il Fano con la nuova disposizione è riuscito a trovare il varco per sbloccare la partita grazie al quarto gol in campionato di Walter Invernizzi. Possono partire le immagini. Nel big match delle zone alte della classifica nel campionato di seconda divisione girone B, il Fano alla meglio del Gubbio con un gran gol di Walter Invernizzi e continua
la propria scalata al vertice della classifica. Fano senza Bartolini, che sconta la seconda giornata di squalifica, con davanti Pazzi a far coppia con Invernizzi. A centrocampo recupera Ambrosini, così come Barattieri tornando dalla squalifica. Nel Gubbio un 4-3-3 con Lariete e Marotta, 18 centri, pericolo numero 1, ma anche l'ala Casoli con 7 gol e in gol nella gara di andata a Gubbio, insieme a Gomez, Spauracchi a centrocampo, il paraguayano Rivaldo insieme all'ex Genoa Boysfer e al cantianese Sandriani. La cronaca, decimo minuto, cross da sinistra di Gonzales, la testa di Marotta e para Lombardi. Ventesimo, Rivaldo scarica fuori una palla vacante in area di rigore. 26esimo, si fa vivo il Fano, punizione di Ambrosini, ribatte la difesa e Ugubina. 30esimo, ancora Gubbio, angolo da sinistra di Rivaldo, Marotta salta di testa sulla linea, Inverni si salva la propria porta. 31esimo, ancora Gubbio con Anania che da fuori spara lontano dei pali di Lombardi. Primo tempo con il Gubbio che si fa preferire, ma il Fano non sbracca mai, anzi. Secondo tempo, secondo minuto, subito Baldazzi al posto di uno spento Pazzi, va via proprio l'ex Castellarano da destra, ma non trova la porta. Sesto minuto, c'è il gol partita, una grande azione di Ionni che mette Invernizzi in condizioni di battere a rete, elude la tattica dell'offside e si guarda solo davanti alla mano, lo batte con un destro preciso e angolato. 1-0 per l'Alma Juventus, e sarà questo poi il gol che deciderà la partita. Reazione Eugubina che non si materializza, e allora è ancora Invernizzi al decimo che provava da lontano, ma il pallonetto terminava comunque senza arrecare danno alla manna. 19esimo, il Gubbio con Rivaldo che ha la palla buona al volo, ma un difensore granata ribatte in corner. 27esimo, punizione di Baldazzi da destra, Terenzio in mischia, sfiora il gol. 28esimo, ancora Terenzio bravo ad immolarsi e salvare a colpo sicuro su Briganti, sarebbe stata davvero una facile occasione per il centrale difensivo rosso-blu. 36esimo, Marotta e Gomez si ostacolano in area e sciupano una buona occasione, la palla poi scivola fuori. 39esimo, il Fano invece ha la palla per chiudere il match con Baldassi che va via sulla destra, il diagonale sembra a colpo sicuro, ma la palla termina a lato. Ancora Fano che nei minuti finali non soffre, anzi mette il naso avanti ancora con Baldassi che va via a destra, centro per Carbonari che si mangia il raddoppio da due passi. Altra bella prestazione del Fano dopo il primo tempo di attesa. La squadra di Cornacchini è venuta fuori alla grande con gli innesti giusti al posto giusto, fondamentali nel secondo tempo i cambi di Baldassi, Marchetti e di Carbonari al posto di Pazzi, Ambrosini e Baratteri. Nel Fano la Parma del migliore certamente a Invernizzi, non solo gol ma anche una grandissima gara in trincea. Buone le prove anche di Terenzio e Caccioli in difesa, Marotta non si è mai visto. Siamo con Alessandro Sandriani, cantianese doc, quindi marchigiano, però una bandiera ormai nel Gubbio. All'andata era stato il Fano a recriminare per un rigore su Alex Ambrosini, oggi forse voi per un contatto nel primo tempo. Sì, così ci sta, si sbaglia come all'andata, probabilmente c'era il rigore a favore del Fano, oggi il rigore poteva starci a favore nostra, avrebbe cambiato probabilmente l'andamento della gara, però bisogna voltare pagina, abbiamo fatto una prestazione secondo me buona, sapevamo che il Fano è una squadra così rognosa, diciamo. Fisica, sì. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi il gol ha un po' condizionato l'andamento del secondo tempo, però onestamente non si può riprovare nulla al Gubbio. Io l'ho vista così, primo tempo più in palla voi, con il pericolo di Rivaldo, Marotta molto mobile, poi forse avete risentito magari della gara di Coppa con il Cosenza, so che avete fatto anche tardi e quindi vi siete allenati poco in settimana. Però se non sbaglio terzo in classifica è Fano, Fano sicuramente concretizza al massimo le occasioni che ha a disposizione, come giusto che sia in questa categoria,
noi siamo venuti a Fano a cercare di fare la partita perché è nel nostro DNA. Complimenti a Fano, ma la squadra ha fatto anche nella ripresa un buon possesso palla, forse finalizzato poco. Siamo con il presidente Alberto Caverni, continua nel momento magico, il Fano batte un'altra grande, davvero l'anno scorso di questi tempi si piangeva su alcune decisioni un po' avverse, quest'anno il campionato è veramente, non può che farla contento, presidente. Ma guardi, come presidente non finisco mai di meravigliarmi per quello che fanno questi ragazzi. Oggi è stata una partita dura, l'abbiamo vista tutti, davanti avevamo una grossa squadra, primo tempo in sofferenza, il secondo tempo la nostra caratteristica è quella di riuscire a chiuderci bene. I ragazzi lo fanno in maniera veramente studiata proprio, perché è il nostro metodo, modo di giocare, credo. E poi vengono i risultati, diversi risultati sono venuti così, anche quello di oggi, ma il merito, ripeto, va al cuore di questi ragazzi, perché veramente li vedo dediti a una causa. Presidente, ormai lo possiamo dire, i play-off sono cosa acquisita, sono 9 punti ormai dalla sesta, e viste le squadre poi che sono cadute qui al Mancini, San Marino, Prato, Gubbio, Bassano, un pensierino magari a qualcosa di grande lo si può fare? Ma guarda, io mi rifaccio in tutta sincerità a quello che era l'inizio, il programma di quest'anno. Dovevamo salvarci con serenità, stiamo facendo oltre ogni limite, tutto quello che viene oltre è bene accetto. È logico che siamo in una posizione adesso ottimale per continuare a credere e rimanere nei play-off, logicamente, e sinceramente sia la società che soprattutto i ragazzi ci credono e ci vogliono rimanere. Giovanni Cornacchini, un primo tempo di studio con il Gubbio a giocare la partita ma senza problemi di pericolo. Secondo tempo sul Fano, un gran gol di Invernizzi, una gran gara di Invernizzi, e il Fano che continua il sogno play-off. Ora sono 9 i punti dalla sesta, che è proprio il Gubbio. Non è questione di studio, noi l'avevamo studiata e preparata secondo me molto bene, perché volevamo far fare la partita al Gubbio, perché se gli concedevi campo hanno giocatori davanti che ti possono fare male, quindi abbiamo soprattutto anche il primo tempo cercato di aspettarli un pochettino di più per poi ripartire a noi. Mi sembra che a livello di occasioni e poi secondo tempo molto bene, a livello di occasioni il gol, a parte il gol ma anche le due occasioni che abbiamo avuto, siamo dato la possibilità di poter vincere questa partita in maniera meritata. Loro grande palleggio, però mi sembra che conclusione in poche importa, quindi insomma penso che il risultato sia giusto così. Ecco, in settimana si parlava tanto della squalifica di Bartolini, diciamo che Walter oggi ha non soltanto il gol ma ha fatto vedere il perché tu l'hai voluto quest'anno nel Fano. Walter, io è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare l'anno scorso, purtroppo è stato male quasi sempre, è un giocatore di una qualità incredibile, difende palla come pochi, è un giocatore che attacca la porta, è un giocatore bravo, quindi siamo contenti anche di questa cosa qua, insomma è un giocatore che poi quando vengono a mancare giocatori come Bartolini davanti insomma sono indispensabili, quindi siamo, ripeto, stiamo facendo secondo me molto molto bene, i ragazzi stanno facendo molto bene, danno tutto quello che possono dare, è una squadra che lavora da squadra, siamo contenti. Altra grande che cade al Mancini, e il Gubbio è una grande perché al primo tempo ha giocato davvero bene. Il Gubbio è una squadra forte, molto forte, dove ha in mezzo al campo giocatori che hanno un grandissimo palleggio, giocatori di fisicità, di temperamento, giocatori di qualità, davanti a 3 giocatori che hanno una velocità incredibile, quindi noi sapevamo questo, li abbiamo aspettati un pochettino di più per poter ripartire a noi, perché se andavamo a attaccarli molto alti probabilmente ci potevamo fare ancora più male. Poi nel secondo tempo quando ci siamo schierati, questi hanno cominciato a buttare la palla dentro, così per noi era abbastanza facile fare la partita, insomma. E questo dunque era il servizio sulla vittoria per 1-0 dell'Alma Juventus Fano sul Gubbio, sicuramente una cornice d'altri tempi, lo ha detto prima Alberto Rondina, che era presente appunto alla partita, sicuramente l'hanno notato sia Marinucci e Palermo, che quest'anno forse ha visto la miglior cornice, no? Possiamo dire da quando gioca qua da noi, e che Giuseppe, che magari ha visto altre partite belle toste, belle calde, comunque la cornice di ieri, anche comunque per merito dei tifosi del Gubbio accorsi in gran numero, hanno dato un fascino particolare alla partita. Per quel che riguarda invece il Gubbio, parlavamo adesso fuori onda molto bene dei due terzini che hanno tenuto tatticamente, soprattutto nel primo tempo, molto allerta il centrocampo e la difesa granata, poi l'ingresso di Baldazzi soprattutto ha tenuto soprattutto Farina un po' più sullo suo metacampo. Tu questo, Giorgio, dal centro
del campo, dal ruolo che tu ricopri da faro, l'hai notato, no? Quella è forse stata l'arma in più, ancora più dell'individualità, ancora più di Bomber Marotta, ancora più dell'organizzazione di gioco basata sul fare gioco del Gubbio. Sì, infatti noi il primo tempo, cioè la partita la dovevamo fare sulle fasce, visto la superiorità numerica che avevamo a centrocampo, però loro erano bravi con i terzini a salire sui nostri esterni e quindi riuscivamo, cioè facevamo fatica a fare una buona manovra di gioco. Poi il secondo tempo il mister cioè, ha cambiato il modulo tattico, ci siamo messi meglio in campo e siamo riusciti ad averla meglio sul Gubbio, anche con nonostante tanta sofferenza. Giuseppe, due domande difficili, te lo dico subito. Un giocatore del Gubbio su tutti, e visto che abbiamo qua con noi Alberto Rondina, tre nomi del campionato d'eccellenza. Quest'anno hai avuto modo di seguire qualcosa, già ne avevamo parlato qualche mese fa quando eri stato nostro ospite, da direttore generale, da ex direttore sportivo, visto che è cambiata la carica, ma comunque l'incarico, il lavoro resta quello. Tre nomi del campionato d'eccellenza e un nome su tutti del Gubbio. Allora, del Gubbio dico Farina, perché secondo me è un giocatore completo, molto bravo in fase difensiva, e tatticamente intelligente, buona corsa, buon piede e soprattutto c'ha personalità, però ho notato è deciso negli interventi, però sempre molto corretto, quindi sicuramente Farina. Scusa se ti interrompo, che però con Savini e Maranti a Fano sarebbe Baghia. Allora io è chiaro, parliamo di due giocatori come Maranti e come Savini, che secondo me sono due ragazzi eccezionali sia umanamente che calcisticamente, perché ormai Marco sono 5 anni, Amaranti che è qui con noi, e Savini io credo sia stata una delle più belle sorprese per il mio lavoro, grossa soddisfazione, perché viene dall'Interregionale a Montecchio, si sono salvati i playoff, fa il titolare in Serie C e dalla parte sua non si passa. Dopo non parlo dei contratti, ma rapporto qualità-prezzo è un affarone per il Fano. Quindi sicuramente una garanzia. Sì. Ti chiedo un flash perché dobbiamo andare in pubblicità. Tre nomi d'eccellenza. D'eccellenza dico, ho visto bene il ragazzo, il 90 d'Angelo della San Benedettese. Ho visto, dico, è stato con noi a Fano, ma secondo me sta facendo un campionato strepitoso, Sabatini dell'Urbino. E per sempre ripensando ai nostri vecchi giocatori, dico, secondo me sta facendo un campionato eccezionale Luca Braccioni ad Urbania. Certo, Luca Braccioni, poi tra l'altro parliamo di un classe 87, quindi magari anche meno vaccinato di Sabatini. Ci sarebbero tanti altri nomi, sì, ovviamente, mi viene in mente Negro dell'Urbino, in realtà che conosci bene, giocatore. Ne dico uno su tutti. Certo. Alessandro, Alessandro. La seconda parte di Fuoricampo, torneremo tra pochissimo per parlare di prima categoria, campionato che ha regalato scintille, poi ovviamente torniamo a parlare di eccellenza con Alberto Rondina, di seconda divisione con Giorgio e con Giuseppe che sono qua con me, restate con noi. Fuori campo stagione 2009-2010. E siamo sempre in diretta su Radio Smeralda dal Pino Bar di Fano in corso Matteotti, domani martedì 30 marzo ore 19.30, o oggi chi ci sta seguendo naturalmente nella giornata di martedì su Tele 2000 e dalla giornata di mercoledì sul web giorno, pomeriggio, sera e notte, mediavisionmarche.net per seguire questa puntata speciale principalmente dedicata al Fano. Alessandro, mi senti da studio? Eccoci qua, sì Samuele, penso che sia il momento delle mail. Sì, perché prima di passare alla prima categoria è arrivata un'email di Stefano che volevo girare con le due domande a Marinucci Palermo e una a Pompiglio. Allora, per Marinucci Palermo, come fa un giocatore che spesso si è trovato anche come l'unico centrocampista in alcune partite, vedi Nocera inferiore, a tenere in piedi la squadra senza commettere falli o ricevere ammonizioni? Speriamo fra l'altro continui così, dice il nostro Stefano. Questa prima domanda. Seconda domanda, non credi che a San Giovanni Valdarno ci sia il crocevia per puntare al primo posto? Sono convinto che se vinciamo là vinciamo dritti il campionato. Spero che domenica si riesca nell'impresa per vedere se la città raddoppierà gli spettatori con la Lucchese a soli 14 giorni da Fano Gubbio. Le due domande per Marinucci Palermo. Per Pompiglio invece si vocifera che il San Marino abbia già comprato tutte le partite, ma si dimenticano una cosa, dice Stefano, prima o poi incrocerà il Fano ai playoff e per il San Marino inizieranno i dolori, i giocatori del Fano sono legatissimi alla città e alla maglia, vedisi Bartolini in curva ieri e a quel punto la differenza la farà il pubblico, noi ci crediamo, grande Beppe uno di noi. Cominciamo da Giorgio, le due domande.
Per quanto riguarda, io penso che gli elogi vanno fatti al gruppo, perché anche quando siamo stati in emergenza i compagni, magari quelli che sono stati impiegati meno, si sono fatti trovare pronti e in alcune circostanze sono stati determinanti. Quindi quando abbiamo fatto buone prestazioni, buone prove, quindi ripeto, il merito è del gruppo. Poi per quanto riguarda la prossima domenica, c'è la sfida importante che abbiamo a San Giovanni. Diciamo, noi andiamo lì per fare la partita, speriamo di ottenere il massimo. Poi per quanto riguarda il primato, io penso che la Lucchese in questo momento a cinque partite dal termine hanno un grosso vantaggio, a meno che facciano dei risultati, diciamo, negativi come gli è capitato in queste ultime domeniche, però penso che dipenda molto, molto da loro. Poi per quanto riguarda noi, dobbiamo vivere la giornata e abbiamo un calendario difficile, quindi il futuro è domenica, speriamo di far bene. Quindi queste le risposte a Stefano di Giorgio Marinucci Palermo. Giuseppe, questo presunto caso San Marino, una voce che oggettivamente io sento già da qualche tempo, è chiaro che quello che succede per una persona che apre il giornale e guarda il tabellino può far pensare qualcosa, no? Però tu sappiamo che sei anche particolarmente legato a qualche, soprattutto a Centofanti in questo caso, che è tuo pari ruolo nel San Marino. Che cosa possiamo dire? Di certo non possiamo dire se San Marino compra le partite, questo no, è ovvio. No, assolutamente, io credo innanzitutto, a me piace guardare dentro casa nostra, degli altri interessa poco, anche perché noi dobbiamo la nostra forza e pensare a noi stessi. Per quanto riguarda il San Marino, credo che nelle ultime due gare sia stata assolutamente fortunata, anche perché una gara, mi verrebbe difficile dire il San Marino ha fatto qualcosa di particolare col Bellaria, laddove nel Bellaria finisce la gara con 3 espulsi, con 3-4 mila euro di multa, con 2 dirigenti espulsi, allora vuol dire che qualcosa non quadra. Sicuramente è stato molto fortunato col Bellaria il San Marino, e da quello che mi ha detto ieri Centofanti al termine della partita con la Giacomenza è ancora più fortunato. Quindi il San Marino oggi come oggi, magari oltre al proprio potenziale che è enorme, sta avendo quel pizzico di fortuna che credo nel corso di un campionato un po' tutte le squadre hanno. Del resto dopo io dico, consideriamo anche un altro dato, è vero che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, però noi se confidiamo sulle nostre forze, mi risulta che al Mancini il San Marino ci ha lasciato le penne, come il Bassano, come il Gubbio, come il Prato. E come altre squadre, come la San Giovannese. Comunque il Fano è l'unica squadra imbattuta in casa del campionato. Con questo voglio dire, rimaniamo con i piedi per terra e gli avversari oggi come oggi devono più temere il Fano di quanto il Fano debba temere loro, perché noi il campionato l'abbiamo già vinto quando abbiamo raggiunto quota 41 punti e quindi i problemi per me sono degli altri. Umiltà grossa, però grossa serenità. Dobbiamo parlare di prima categoria, l'abbiamo detto, lo faremo tra pochissimi secondi. Vorrei coinvolgere un attimo Alberto Rondina, riallacciandomi a quanto chiesto prima a Giuseppe. Un campionato d'eccellenza sicuramente di grande blasone, una D mancata, molti l'hanno definito, alla fine soprattutto in vetta è andata come deve andare. C'è qualcosa che ti ha stupito in questi 2 mesi di permanenza a Osimo e in questo girone a livello di squadra e a livello individuale? A parte la nostra classifica non mi ha stupito niente, a parte l'Urbania, anche come dicevamo prima, quei posti lassù in cima magari si pensava che potessero occuparli una Jesina, una Fermana, e quindi Real Metauro e Urbania stanno facendo forse un po' più del dovuto, ma il resto va tutto come deve andare. Come già detto, la San Benedettese lassù è a una vittoria dalla matematica vittoria del campionato, e quindi ripeto, a parte la nostra classifica che... Ah, anche la Vispesero, sì, adesso è in un momento di crisi, però vedendo l'organico e i giocatori molto giovani ed è anche incappata in qualche episodio sfortunato, vedi i 2 infortuni gravi al bomber Chiarabini, che è una pedina che gli è venuta a mancare di notevole spessore. Il resto più o meno, a parte noi, ripeto che magari se fossimo stati un po' più in su sarebbe stato meglio, però è così, poi ci sono dei problemi che comunque è inutile star qui a evidenziare,
tutto procede per il meglio. Tutto va come più o meno doveva andare. Parliamo velocemente di prima categoria girone A, i risultati, 27esima giornata, tutt'altro che interlocutoria, attenzione a quello che è successo, Cantianese Tavoleto 0-0, Junior Serra Sant'Abbondio 3-2, Lunano Marchionni 4-4. A Monte Calvo, e questa è la sorpresa assoluta, il Belforte ha vinto 3-2, non 3-1 come riporta la stampa, contro il Monte Calvo, Belforte che era con un piede e mezzo in seconda categoria, Monte Calvo con un piede e mezzo in promozione. Bene, questo è il risultato che di fatto riapre tutti i giochi. Santa Cecilia Cicogna 1-1, Sant'Orso Pien di Mereto giocata sabato 2-1, tra l'altro con un gol di Vega incredibile, veramente incredibile. Urbinelli Piobbico 2-1 e Vadese Pieve di Cagna 0-0. La classifica, Montecalvo 50 punti, Urbinelli 48, Vadese 43, Pieve di Cagna Serra Sant'Abbondio 41, Lunano 38, Tavoletto Sant'Orso 37, Cicogna e Santa Cecilia Urbania 35, Piobbico e Marchionni 32, Pian di Meleto Cantianese 31, Junior 22, Belforte 18, una partita in meno per Piobbico e Serra Sant'Abbondio, una retrocessione diretta e una promozione diretta, così come accade in seconda divisione girone B, a differenza di eccellenza e promozione. Se c'è una squadra che può recriminare per quanto accaduto sul campo è sicuramente il Cicogna. Cicogna che ha pareggiato 1-1 in casa del Santa Cecilia, era una sfida delicatissima per acquisire la salvezza, 1-1, gol di Diego Giovanelli su calcio di punizione, poi all'88esimo è arrivato quello che davvero nessuno poteva immaginare, cioè un rigore che definire dubbio è un eufemismo. Ci racconta tutto Giancarlo Torcoletti, presidente Biancoazzurro. Giancarlo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti quanti. Giancarlo, dal tuo saluto capisco già che c'è ancora amarezza a distanza di più di 48 ore. Che cosa è successo in quel fatidico 88esimo minuto, se ci puoi raccontare quello che hai visto? Sì, diciamo che praticamente partendo dalla fine della partita è stata veramente una cosa quasi dell'incredibile, perché praticamente ormai avevamo il risultato in pugno, la partita la stavamo gestendo molto bene, proprio in questi ultimi minuti praticamente c'è stato questo rigore inventato dove praticamente ci ha costato il pareggio, ecco, insomma. Vogliamo dire che di fatto, almeno questo è quello che mi è stato raccontato, era un fallo in attacco fuori area che è stato tramutato in calcio di rigore per i vostri avversari, possiamo riassumerla così in maniera molto veloce? Un fallo sicuramente da parte nostra, che poi è stato convertito in un calcio di rigore incredibile, ecco, insomma. Però ecco, insomma, al di là di questo rigore che sicuramente ridà dell'incredibile, durante i 90 minuti abbiamo avuto delle occasioni per poter far gol, chiudere la partita, e purtroppo per imprecisione o per sfortuna praticamente non siamo riusciti a chiudere prima la partita. Insomma. Poi dopo purtroppo nel calcio chi sbaglia paga, e in questo ultimo minuto l'abbiamo pagata noi. Oltretutto, oltre che i due punti lasciati per strada per questa decisione discutibile, diciamo che vi vengono a mancare due punti che sarebbero stati fondamentali per la salvezza in anticipo, ma soprattutto vi vengono a mancare due giocatori fondamentali come Giangolini e Fatica, che sono stati espulsi. Ricordiamo che avete concluso la partita in 9 e questa nell'economia delle ultime giornate di campionato non può che avere un peso specifico ben importante. Speriamo che si riesca a supplire ovviamente per i vostri colori. Questo qui è un altro grosso problema, la mancanza sia di Giangolini che di Fatica, insomma, che Giangolini è stato espulso per doppio fallo, e poi dopo per quanto riguarda Fatica sull'1-1 sicuramente i nervi sono andati un po' su e quindi non so cosa ho detto all'arbitro ed è stato espulso direttamente, insomma, quindi questo è un po' il racconto. È chiaro che vi verranno a mancare queste due pedine importanti già dal prossimo impegno, siete attesi da un'altra trasferta impegnativa. Quali sono le sensazioni per quelle che sono le prossime partite, anche perché il calendario offre scontri interessanti, un'altra partita in trasferta, lo dicevamo, e poi c'è questo derby con la Marchionni che se fosse disputato oggi saprebbe quasi di spareggio. Sì, esatto, sicuramente noi le ultime tre partite ce ne abbiamo due fuori casa e un derby che sicuramente è sempre un derby, però insomma, abbiamo tre partite
difficilissime, insomma, quindi, e in queste tre partite purtroppo dobbiamo cercare questi punti di salvezza per uscire dai play-out. Possiamo dire che se c'è stato un vostro cruccio, ne abbiamo parlato anche con te personalmente diverse volte quest'anno, è sempre stato quello, al di là delle problematiche con gli arbitri, che però purtroppo riguardano un po' tutte le squadre, dicevo, è stato quello di non aver mai capitalizzato quanto creato, una cosa che si ripete ormai da anni, già dai tempi di, gli ultimi tempi di mister Milella, no? Possiamo dirlo, Giancarlo? Sì, sì, no, no, ma infatti, cioè, per me le ultime tre partite, partendo da quella di Monte Carlo, dove praticamente abbiamo pareggiato 1-1, ma andiamo a creare delle occasioni incredibili e sbagliamo dei gol, tanto altro incredibili, ecco. E questo qui purtroppo nelle ultime 3-4 partite è quasi, diciamo, una cosa standard. Sicuramente, ecco, lì davanti a chiunque capita il pallone nei piedi sicuramente deve essere più cattivo, più concreto a livello calcistico, insomma, perché purtroppo alla fine i punti si portano a casa solo se si segna, ecco, insomma, quindi andiamo bene. Naturalmente, per quelle che saranno le ultime tre partite, la cosa fondamentale sarà ritrovare questa cattiveria sotto porta, altrimenti senza gol, come diceva giustamente Giancarlo Torcoletti, non si segna. Giancarlo, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ricordiamo che adesso, se non sbaglio, giocherete sempre di sabato, così come tutto il resto del girone. Esatto, grazie a voi. Grazie, grazie Giancarlo, buona serata. Grazie, buona serata a Giancarlo e a tutti gli amici di Cicogna che ci stanno seguendo e delle altre due squadre fanesi, Sant'Orso e Marchionni. Ho raccontato un gol incredibile di Vega, Giuseppe, un giocatore che tu hai visionato. Ricordiamo, un classe 90, pupillo di mister Manuelli. L'anno scorso ha vinto il campionato di promozione con la Real Metauro. Ha segnato un gol sabato, forse tu non hai avuto modo di vederlo, perché purtroppo non è stato filmato da nessuna telecamera. Un gol che, se l'avesse segnato un Milito in Roma Inter, avrebbe fatto il giro del mondo, un qualcosa di incredibile. Cosa ci puoi dire di questo ragazzo? Io questo ragazzo mi era stato segnalato da mister Manuelli e lo vidi in una, lui era con, nel settore giovanile del Fano, lo vidi in una partita del giovedì al campo dei militari. Giocava e sulla propria fascia c'aveva un certo Alessandro Teodorani, che credo che non sia una persona, che non era un pivello all'epoca, non l'ho mai stato, ma un giocatore che ha giocato lunghi anni in Serie B, e vidi questo ragazzo che aveva delle doti atletiche, tecniche, fuori dalla norma, assolutamente indisciplinato tatticamente. Il ragazzo dopo giustamente ha seguito mister Manuelli nell'avventura del Real Metauro, adesso sta facendo un ottimo campionato. Secondo me è un ragazzo che, su cui ci si può lavorare assolutamente, anzi colgo anche l'occasione, prima quando mi facevi la domanda sui giovani del campionato d'eccellenza, dimenticavo un giocatore che secondo me c'ha grossa prospettiva, che è Bucefalo della Real Metauro. Quindi io credo che Bucefalo, con alcune caratteristiche, Vega con altre, possono essere giocatori che noi dovremmo tenere sicuramente sott'occhio. Bucefalo, che tra l'altro è uno dei giovani del campionato di eccellenza impegnato proprio nel trofeo delle regioni con la rappresentativa marchigiana, visto che, e poi chiudiamo la trasmissione parlando dei prossimi turni, visto che il gol, veramente lo posso dire, ero presente, purtroppo non è stato ripreso da alcune telecamere, lo voglio raccontare velocemente. Un lancio lungo sulla fascia destra, pallone già avuto del miracoloso il fatto che l'abbia tenuto in campo, all'altezza della bandierina, la squadra era tutta di fatto nella propria metà campo, lui ha deciso di fare un tunnel al difensore nel giro di 20 centimetri tra la bandierina e la linea di fondo, e poi sempre correndo sulla linea di fondo ha scagliato un tiro ai 100 all'ora a giro nell'incrocio dall'altra parte, veramente un gol di Mancino pazzesco, gente che non ha neanche esultato in tribuna perché era rimasta folgorata da un gol che in prima categoria ovviamente non si vede tanto spesso. Complimenti, un saluto a Usman Vega. Mi sono dimenticato in precedenza, mi perdonerà Sergio Catalani, che ha montato con noi, con gli amici di MediaVisionMarche.net, il servizio su Fano Gubbio. Grazie Sergio, un saluto, un abbraccio come di consueto per la tua preziosa collaborazione. Andiamo ai prossimi turni, cominciamo dalla seconda divisione, girone B. Fano, l'abbiamo detto, sabato di Pasqua, l'unica categoria che gioca di quelle che seguiamo, è atteso dalla trasferta di San Giovanni. Prima ne ha parlato Giovanni Marinucci Palermo. Sei d'accordo, Giovanni, su quanto ha detto il nostro ascoltatore Stefano, che una vittoria a San Giovanni farebbe vincere direttamente il Fano al campionato? Ricordiamo che c'è un lucchese sacilese che potrebbe dare presumibilmente 3 punti alla squadra toscana.
Sicuramente la vittoria ci darebbe ancora prova di forza per poter, ci darebbe convinzione per poter fare questo rush finale. Però parlare di vittoria di campionato già domenica mi sembra troppo prematuro. Poi ripeto, dipende tutto dalla Lucchese, perché a Lucchese comunque, a mio avviso, al di là dello scontro diretto, lo scontro diretto che ha con noi, e mi sembra la penultima abbia il San Marino in casa, poi mi sembra che non abbia un calendario proibitivo. Ripeto, viviamo la giornata e vediamo cosa succede. Sicuramente comunque una partita importante contro una delle squadre più in forma del girone. Il San Marino andrà in casa dell'Italia San Marco, che ancora, nonostante la pesante sconfitta nel derby friulano di ieri contro la Sacilese, nutre qualche speranza di playoff. Nel campionato di eccellenza ricordiamo un attimino quelli che saranno gli incontri delle pesaresi. Si tornerà in campo l'11 di aprile. Le pesaresi che vedranno l'Urbania in casa della Lanciata Cingolana, la Vispesaro a Fabriano contro la Fortitudo. La Real Metauro ospiterà il Montegranaro, partita da vincere a tutti i costi per continuare a sognare i playoff. L'Urbino atteso dalla sfida delicatissima contro la Vigo Senigallia. Questo è l'impegno delle pesaresi, però non possiamo ignorare quelli che saranno i prossimi impegni, i prossimi quattro impegni, non soltanto il prossimo dell'Osimana, perché per voi saranno quattro finali, bisogna fare 12 punti, qua Alberto c'è poco da fare. Hai detto bene, più che quattro impegni saranno quattro finali, incominciare da la domenica dopo Pasqua contro la Fermana. Non ha bisogno di presentazioni questa squadra, e noi affronteremo queste quattro partite veramente con la sciabola, non il coltello fra i denti, ma con la sciabola fra i denti, e speriamo di avere anche un po' più di fortuna, che ultimamente ci sta venendo meno. Io sono stato a commentare Osimana Real Metauro per motivi di lavoro, era appena la quarta giornata di campionato, quindi tu eri altrove. Un mio collega, un giornalista del resto del Carlino, disse che l'Osimana aveva scelto l'anno sbagliato per fare investimenti pesanti. Ricordiamo che prima di te, di Carca, c'era un certo Monsignore che adesso sta segnando un gol a partita e che ha quasi sempre segnato un gol a partita con i colori della Cingolana. Puoi condividere in un certo senso quanto è stato detto? Sì, ci sono sicuramente, quando occupi queste zone qua della classifica, ci sono dei problemi a monte, e quindi come ho detto prima non starò qui di certo a evidenziarli, però a parte questi problemi ci abbiamo messo anche noi del nostro, perché i giocatori alla fine scendono in campo e se non danno quel 110% ogni domenica poi fai fatica. È una ragione più forte proprio quest'anno, perché ci sono realtà di alto livello, vedi San Benedetto, Fermo e poi tutte le altre. È andata così, ancora non siamo nella tomba, e speriamo di toglierci al più presto da queste posizioni. Sarà dura, ma sempre con la speranza, e sarà dura proprio per il discorso che facevamo prima, che c'è il rischio veramente di 6 retrocessioni. Velocemente in promozione girone A, innanzitutto la sfida al vertice, la Belvedere ospita la Passatepese, quinta in classifica, mentre il Rio Sasso, l'abbiamo detto in precedenza, atteso dal derby contro il Vismara, l'Atletico Gallo ospita il Sirolo Numana, partita da vincere a tutti i costi. Altro derby, quello tra Cagliese e Fermignanese, la Pergolese se la vedrà in casa con Lofagna. Pergolese ancora in corsa per un posto al più che al sole, cioè per la vittoria del campionato. In prima categoria gli impegni delle Trefanesi: il Sant'Orso sarà di scena, adesso momentaneamente l'ho perso, contro il Piobico, partita delicata. Sant'Orso che a Piobico cerca la salvezza matematica, mentre il Cicogna andrà a giocare a Serra Sant'Abbondio. Per quel che riguarda la Marchionni, impegno interno contro Santa Cecilia, un'altra sorta di spareggio. Questo velocemente quello che è il quadro degli impegni delle Fanesi nella prossima domenica dopo Pasqua, 11 aprile. Noi ci congediamo dai nostri ospiti e dai nostri ascoltatori. Ringrazio ovviamente voi ascoltatori di Radio Smeralda e spettatori di Tele 2000 e MediaVisionMarche.net. Ringrazio ovviamente i nostri ospiti, Giuseppe Pompilio, direttore generale Granata. Grazie Giuseppe. No, grazie a voi. Grazie anche a Giorgio Marinucci Palermo, complimenti per quanto fatto in ora. Grazie e buonasera a tutti. E grazie anche ad Alberto Rondina, attaccante dell'Osimara. Grazie Alberto. Buonasera, grazie a voi. Grazie ovviamente ai nostri ascoltatori, grazie a Tele 2000, MediaVisionMarche.net che lavorano dietro le quinte, lo staff che lavora dietro le quinte. Avremo uno speciale elezioni, lo diciamo naturalmente per chi ci sta ascoltando in diretta su Radio Smeralda. Oggi si è votato, sono stati chiusi gli scrutini da poco.
grazie ovviamente al pubblico che ci ha seguito. Restate su Radio Smeralda perché c'è questo speciale elezioni dove tratteremo tutte le candidature andate a segno e non nella provincia di Pesarubino e nella regione Marche. Grazie ancora. Campo stagione 2009-2010.